Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo su Final Fantasy Dissidia Over Omnia versione giapponese, perché è uscita Spiedina, ovvero Aeris. Ha preso la sua Force, ha preso la sua skin stupenda, insieme a Kurasame che prende il livello 90. Un rework di Aeris abbastanza carino, che però ovviamente non è stato neanche visualizzato, in quanto sia la 15 che la 35 di Aeris effettivamente non producono danno, dato che sono poi degli attacchi che ti consentono fondamentalmente di curarti e di guadagnare del bravery. L'LD invece è stata reworkata in maniera anche abbastanza evidente, se devo dirla tutta, e Kurasame invece ha preso il livello 90, che gli ha permesso di incrementare tantissimo quelle che sono le sue bravery potencies, ma soprattutto i danni che riesce ad effettuare all'interno del gioco, che adesso sono diventati molto 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 interessanti. Detto questo, io direi di spostarmi subito verso la sezione dei pool, anche perché non c'è un vero e proprio evento con il rilascio di Aeris, quindi diciamo che la versione giapponese per il momento rimane un attimo bloccata sulle Feod, dato che giustamente sono uscite da un po'. C'è chi ovviamente le ha completate subito, chi magari ancora le sta completando, quindi ha la possibilità di poterci perdere un po' più tempo, ed è per questo che probabilmente questa sera faremo live sulla versione global. Dato che sto giocando appunto la versione global, sto riprendendo in mano la versione global, essendoci l'evento di Edgar, probabilmente potrei fare anche un po' di global per mettermi in pari ovviamente con con gli eventi e con tutto quello che c'è anche nella versione global. Ho già pullato per Edgar, ho fatto Piti, quindi per chi lo volesse sapere, sì, ho pitato Edgar perché il banner comunque non era male. Ho preso anche tutto il kit di Strago. Ho fatto una bella scorpacciata. Fortunatamente non ho trovato la beat di Locke, perché a quest'ora mi avrebbero costretto a pullare la sua LD, per cui va bene così. Detto ciò, noi abbiamo anche il banner All Stars, dove dobbiamo pullare. Quindi io direi di fare un bel pullino qua. Bene, ho Bazzura che skippiamo per evitare problemi. Ops, ho sbagliato. Un bel free ticket subito sul banner per vedere. Oh, attenzione, dorata. Déjà vu? No, ok, ex di Alfino. Vabbè, la ex di Alfino va bene, ha una buona sfera lui effettivamente, quindi ci può stare. Vediamo la free multi cosa ci darà. Altra orbo dorata. Buono. Orbo dorata alla fine ci sta. Non è una orbo viola la Force, però è comunque un'orbo dorata, quindi potrebbe essere tutto, così come potrebbe essere niente. Voglio spendere qualche ticket per Aeris, giusto perché fa parte di Final Fantasy VII, essendo appunto il mio preferito. Oh, LD di Alfino. Essendo comunque il mio Final Fantasy preferito, voglio effettivamente spendere qualche ticket nella speranza appunto di trovare la Force di Aeris. Non credo che la utilizzerò, perché non credo che la utilizzerò, però come ben sapete, allora direi che un 100 ticket giusto per la scienza. Ovviamente le orb non dorate le skippo, perché le orb dorate le teniamo giusto perché sono dorate, per cui ci sta. E quindi Aeris sì, la voglio pullare perché è del 7. Poi comunque Aeris fondamentalmente ha quell'effetto LD che non è male, di debuff evasion, che ultimamente non dico che mi è servito, però utilizzando Lenna come CA per esempio ho notato l'utilità.
Per cui avere un personaggio anziché una CA che mi possa fare questo effetto forse potrebbe essere più interessante. Oh, eccola qua. Da un'orba azzurra schippata, va benissimo, ottima. Abbiamo trovato la force, benissimo. Mi interessava questo. Le avrei preso la skin se si fosse comportata un po' meglio. È anche vero che comunque in 70 ticket non mi posso lamentare, perché comunque in 70 ticket trovare la force non è malvagio. Però poteva essere anche più buona. Poteva essere anche più buona. Considerando che ci sono le free multi, poteva anche farmi qualche regalino in più. Quindi, no, non ti prenderò la skin. Mi dispiace. Vabbè, sì, c'è l'Intersected. Però, come evento, ho detto che non c'erano eventi. Nel senso che comunque non c'era coop. Non ci sono, diciamo, altre cose in particolare per quanto riguarda. In questo momento il gioco c'è soltanto, diciamo, il calendario standard. Ecco, forse mi sono espresso un po' male. E anche perché è mattina presto e quindi sto anche un po' dormendo. Per cui sì, ovviamente stasera l'appuntamento sarà sempre con l'Intersected. Faremo tutto quello che c'è da fare. Poi, ovviamente, se ci sarà tempo, ci spostiamo sulla versione global. Quindi, io direi che per il momento è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con me, spero ovviamente di potervi vedere e niente, ci becchiamo alla prossima. Bye bye.